Giovedì 29 novembre Enzo Iachetti, Marco Columbro e tutta la compagnia che in questi giorni è stata in prova al Teatro Gentile di Fabriano per il Vizietto hanno incontrato il pubblico presso il ridotto del teatro. Il Vizietto è uno degli spettacoli più amati in tutto il mondo, una commovente storia d'amore ambientata in un locale della Costa Azzurra in pieni anni 70. Un cast di rara bravura, una confezione di grande impatto, piena di glamour anni 70, un mix di trasgressione e classicità, rigore e stravaganza, a firma di Massimo Romeo Piparo. Questo è uno show che fa ridere dall'inizio alla fine, ma è un musical, credo uno dei pochi musical che lanci un messaggio attuale, che poi è quello che tutti sappiamo, delle coppie di fatto che in Italia non sono ancora legalmente riconosciute, che tra l'altro nel nostro caso hanno anche un figlio, e quindi c'è a parte il problema anche dell'adozione. Mi piacerebbe che la gente uscisse ridendo, però anche discutendo su questa cosa, perché noi siamo gli unici tra i pochi in Europa rimasti indietro come le palline dei cani. Se avete presente, i cani hanno le palline in fondo e il pipino ce l'hanno avanti di 20 centimetri. Ecco, questo è il progresso e qui siamo noi. Dunque, questo spettacolo è uno spettacolo che noi facciamo con grande passione. Siamo una bella compagnia, ricca, uniti, tutti quanti uniti. C'è un rapporto d'amicizia molto bello e questa è la cosa importante, perché la compagnia è come una famiglia, si vive insieme 24 ore al giorno più o meno. E quindi ci vuole tranquillità, serenità e armonia. Sono le cose fondamentali che mandano avanti poi lo spettacolo, perché poi si sta in scena e in scena ci si aiuta, si gioca, si scherza, ma tutto per la riuscita dello spettacolo. Quello che devo dire del nucleo dello spettacolo, ha detto Enzo, è uno spettacolo in cui l'amore vince su tutto. Sì, io faccio questo politico che al resto della compagnia, perché io sono naturalmente omofobo per il partito della morale, quindi mi dà fastidio vedere questa gente che insomma si atteggia in un certo modo, che si rapporta in un modo insomma che è al di fuori della mia mentalità. E per impersonare questo politico mi è venuto in mente di dargli una caratterizzazione un po' ispirandomi a qualche politico esistente in Italia. Gli ho dato una caratterizzazione che magari qualcuno potrà riconoscere qualcosa, ma è un caso, perché una volta ho visto un politico che a porta con Vladimir Luxuria lo chiamava Vladimir Guadagno, dice non è colpa mia, lei che sui documenti si chiama Vladimir Guadagno, e quindi insomma mi sembrava adatto usare questa chiave di intolleranza, come un personaggio che deve essere antipatico, e insomma con questa voce qua diciamo che aiuta un po', insomma. Come è stato il passaggio dai tempi televisivi ai tempi teatrali per lei? Ma io nasco in teatro 40 anni fa, quindi per me è stato più difficile fare la televisione, però sono due meccanismi talmente diversi, e poi con l'esperienza il modo di approcciarsi a questi meccanismi viene da sé. La televisione è un cubo in cui devi guardare dentro e sai che la gente è a casa. Il teatro è tutta un'altra cosa. La gente è lì, senti il respiro, senti gli applausi, senti se qualcosa non va, non si può sbagliare in teatro. E ogni sera, nonostante tu fai sempre la stessa cosa, non la fai mai allo stesso modo. E questa è la magia, soprattutto quando viene, se c'è l'applauso finale, conta molto di più di tanti milioni di euro che alcuni che non se li meritano si prendono in TV. Perché in Italia si fa della sessualità ancora una questione politica, secondo lei, studiando questo testo? Noi viviamo in un posto dove esiste uno Stato che si chiama Città del Vaticano, esiste il capo di una religione che coinvolge milioni e milioni di persone nel mondo. È chiaro che questa è una regola che alcune religioni hanno preso come uno dei punti fondamentali. Non riconoscono
l'amore tra due persone dello stesso sesso e quindi scatta il proibizionismo. E tante volte questo proibizionismo viene infranto proprio da quelle persone. Abbiamo casi a Iosa, no? È inutile che ve li citi io. Per cui bisognerebbe che cominciassero da lì a pensare che le persone possono essere delle brave persone, indipendentemente dal tipo di sesso che vogliono fare. L'importante è che non ammazzino la gente. Per me i nemici sono quelli che spendono i miliardi per fare la guerra, fanno morire i bambini di fame, si uccidono tra di loro. Noi in Italia ogni 2 giorni e mezzo c'è un uomo che uccide una donna, per esempio. Queste sono cose su cui guardarsi dentro, sulle quali fare dei ragionamenti, ma due persone che si amano e non disturbano nessuno. Sono sicuramente, anzi, delle coppie eterosessuali vedranno una storia d'amore anche invidiabile. Grazie mille. Ciao. Ecco le femminucce. Buongiorno, signorine. Permesso? Ho detto permesso? E io dico checca. Checca a chi? Checca a te. Vuoi ripetere? No, lascia perdere, Renato. Non ti mischiare. Vieni. Dove andate? Avete fretta, belle signorine? Cercano la lite. Non ti mischiare, t'ho detto. Ora cominciate a esagerare. Ah, sì? Guardate che se continuate su questo piano, qui va a finir male. Mi sono spiegato? Ma che paura che ci fa, non è vero, amici? Le consiglio di lasciarci passare, signore. Come drizza il pelo l'amicetta. Forse vuol graffiarmi la cattivona. Lasciateci passare, vi prego. Oh. 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 È nervosa la piccola. Nervosetta davvero. Oh, non ce la faccio più con tutta questa brutalità, questa violenza, Renato. Oh, no, non basta. Ma non ti preoccupare, ben vedrai.